Buonasera, ispettore. C'è qualcosa che dovrebbe sapere prima che assista allo spettacolo. E cosa? Credo che il nostro assassino tenterà ancora di uccidermi stasera. La prima volta ha fallito. Al mio posto è morta Dorothy, invece. Ma che cosa sta dicendo? Quel biglietto era stato lasciato apposta fuori della porta per attirarmi giù. Oh, non deve farlo, ispettore. Non dobbiamo frapporre alcun ostacolo. Non dirà sul serio. Sul serio, invece. L'assassino mi ha preparato una trappola, ma io gli ho già restituito il complimento. Fa un freddo cane e non avete spazzato la neve, potevo scivolare. Sono venuta per portarvi queste. Meg? Grazie, zia Marta. Joe? Grazie, zia Marta. Betty? Grazie, zia Marta. Amy? Dov'è Amy? Sono qui, zia Marta. Cosa fai alle mie spalle? Non mi piace essere spiata. Fatti avanti e a testa alta. Grazie, zia Marta. Quando ero giovane ero io che andavo dalle zie a fare gli auguri e non loro a venire da me. Come ti chiami? Thomas Charlie Campbell Jr. Tuo padre è un uomo famoso. Mi piaci tu, ma non direi altrettanto del tuo amico. È rude, volgare e maleducato, non fa che spiarmi di continuo. Cosa ti hanno detto di me? Oh, lo so cosa pensano di me qui. Credi che io sia una strega? Non sono un bimbo. Oh, non sono i bimbi a credere nel soprannaturale. È la mente adulta che crede che vi siano più cose in cielo e in terra di quante ne sogni la filosofia. Buonasera, campione. Dal gioco dei biliardi sono venuto in commissione a congratularsi con i tuoi genitori. È meglio vincere che perdere. Sicuro? Chissà che male hai fatto a quell'altro, però. Si tratta di una gara, mamma, è uno sport. Un bello sport. Vuoi diventare un professionista? Vivere dando pugni alla gente, facendo saltare denti, schiacciando nasi e fracassando teste? Parla, è questo che vuoi? Oh, Anna, è ora di chiudere il negozio. 20 anni fa volevo andare in qualche bel posto dove Charlie venisse su un buon ragazzo. Ma siamo rimasti in questa giungla dove lui non è che un selvaggio. Dov'è il mio uomo? Tu, mio malandato paladino. Che a cassetta del nostro carro sconquassato volevi conquistare il mondo. Cosa farò senza di te? Senza niente. Mi sento sola. Sono rimasta sola e triste e sperduta. Beh, allora io decido in senso favorevole. Sempre se lo stipendio le sembri soddisfacente. Oh, mi sembra più che generoso. Allora va bene, cominci il suo servizio questa sera. Questa sera? Oh, io ritengo inutile perdere tempo. Noi abbiamo ormai deciso, non è vero? Più presto comincia, meglio sarà. Un piccolo anticipo sul suo salario per fare qualche spesuccia. Io sono confusa. Oh, sciocchezza, bimba mia. Prenda pure e si consideri di famiglia. Smettila di voltarti in questo fango. E ora cosa faccio? Lascia fare a me stavolta. Ascoltami, nessuno deve sapere di Elena. Nessuno deve sospettare di lei, di te o di me. La devi lasciar muovere liberamente, ma devi neutralizzarla. Evitare che giunga a sapere altre cose. Deve morire. Lentamente. Potrebbe ammalarsi. Restare malata per un po' di tempo, finché... Come sta Nick? Oh, sta bene. Oh, sedetevi un momento. Così. Sono mesi che non lo vediamo, ma lo aspettiamo. Aveva promesso di venire per il ritorno di Mary. Dite che Mary ha finito la scuola? Più di una settimana fa è qui. Sentite, sarà molto meglio che lo portiamo all'ospedale. All'ospedale? Avete detto che non era tanto grave. Già, ma potrebbe darvi un sacco di fastidi. No, non preoccupatevi, per carità, ci penseremo noi, vi assicuro. Sembra un bravo figliuolo. Che cosa fa? Doma i leoni. Doma i leoni? Harry! Hai capito? Quel bel giovane doma i leoni.